anche alle tue spalle, le persone alle tue spalle. È nato? No, no, no. Adesso dobbiamo vedere quello che fa. Va bene, ci facciamo un applauso da soli, se gli altri non ce la fanno, ma va bene. L'abbiamo già fatto. Andiamo avanti. Posso dire una cosa, perché sennò sembra vai. Che... Vai. Per aiutare, noi abbiamo già fatto per gli altri che non sanno. Questa è la quinta porta sociale che stiamo aprendo come coordinamento per il giubileo. Le altre porte sociali sono state sul carcere, Repibbia, io dico solo il tema ovviamente, sul carcere, sulla musicoterapia, sulla salute mentale, sulle formiche d'oro che sono state date dal Forum del Terzo Settore, quindi su 25 realtà, e questa è la quinta che stiamo attivando, ne faremo ancora altre e queste altre saranno due al mese più o meno, quello che abbiamo pensato, e queste altre dovrebbero arrivare fino alla fine dell'anno. Perché giubileo? Perché questo giubileo, diciamo, il nostro coordinamento non ha finalità religiose di nessuna specie, però il tema della misericordia è un tema che ci interessa, perché la misericordia è fare le cose che servono alle persone che hanno bisogno, lo dico con parole mie. E quindi abbiamo pensato che fosse utile che noi come società civile, io sono del terzo settore, come società civile facessimo, come dire, conoscere queste realtà attraverso questi strumenti. In parte ci siamo riusciti, perché poi la stampa ci segue, non segue tutto, però ci segue, fanno articoli di giornale, fanno interviste in televisione, insomma c'è tutta un'attenzione che è stata posta, che noi vogliamo continuare, che vogliamo che si sappia che cosa succede qua, non c'è soltanto, come dire, bruttura e buche a Roma, no? Ci sarà pure questo, però diciamo qui ci sono delle cose positive, che sono la società che reagisce, quindi un'attività di resilienza, come viene chiamata, sociale, che è parte che vogliamo far conoscere, per aiutare anche quegli altri che stanno lì, che non sanno che devono fare, a muoversi anche loro, perché da questa situazione usciamo tutti insieme, non ce la facciamo in altra maniera. Chiudo con una notazione personale, io ho fatto la scuola elementare alla Di Sagrada, e quando sono arrivato ero un bambino immigrato dalla Puglia, ero proprio immigrato, perché all'epoca era uguale, no? Ed eravamo la maggioranza, noi che veniamo dalle altre regioni italiane. Straniere. Va bene, cioè, questo è quanto. Diciamo, Torpignattara è un quartiere di vecchia migrazione, addirittura la ferrovia è stata tutta costruita da immigrati, dall'Abruzzo, dalla Puglia, dalla Sicilia. Tant'è che moltissime maestre hanno, e persone che abitano qui da tanto tempo, anche gli anziani, hanno un ricordo molto preciso e storie di immigrazione anche importanti nella famiglia, non soltanto dal sud a qua, ma anche da qua in America, in Argentina, eccetera. Un territorio che di tradizione è un territorio migrante, purtroppo la migrazione italiana è il grande rimosso di questo popolo, cioè non si sa perché, diciamo, ci ricordiamo molto poco di questa esperienza, però le maestre no. Le maestre no. E poi c'è da dire una cosa, le maestre italiane, a prescindere dal quartiere in cui vivono, su una cosa sola sono allenate e sono brave, sull'accoglienza alla diversità, perché io ci tengo a dirlo, la scuola italiana rispetto alla scuola europea sull'integrazione dell'handicap ha fatto un percorso serissimo e molto più approfondito, e da sempre le maestre italiane si interrogano su come accogliere l'alunno diverso in classe. E quando loro si sono trovate in una situazione in cui c'era il 90% di bambini nati magari anche qua, ma di origine straniera, quindi con la difficoltà di non poter comunicare con le loro madri, eccetera, loro non si sono mai posto il problema di chiudere la scuola, averne di meno, buttarli fuori o quant'altro. Loro hanno cominciato immediatamente a ragionare su come fare. Noi dovremmo tutti prendere esempio da queste persone. Dentro le scuole d'Italia ci sono donne che fanno uno straordinario lavoro di tessuto sociale, straordinario, perché la scuola è l'unica comunità naturale vera, diciamo, l'unica cittadinanza vera per tutti.
tutti, la cittadinanza scolastica, quella ce l'abbiamo tutti. Quando entriamo nella scuola siamo studenti, genitori e professori e basta, da qualsiasi posto veniamo. E quindi sono realtà che andrebbero veramente sostenute, che davvero là dentro hanno da insegnare a tutte le scuole d'Italia, ma forse anche d'Europa. E tutto quello che è nato da lì è stato, dal punto di vista pedagogico, sociale, virtuoso. Dal mio punto di vista, virtuoso. Continuo. Va bene. Va bene. Andiamo a sentire.